Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Philip protagonista, Dark, Vilma vuole Vincent ed Anna insieme. Grandi emozioni trapelano dalla trama della 20ª stagione di Tempesta d'amore. Questa nuova annata vedrà al centro della scena Anna Alves. La giovane si innamorerà di Philip Brands ed instaurerà un bellissimo rapporto d'amicizia con il figlio segreto di Marcus, Vincent Ritter. Di professione veterinario, il ragazzo si innamorerà di lei a prima vista ma non sarà corrisposto. Philip non vedrà l'ora di ereditare le fortune della sua prozia Vilma che assumerà Anna come governante e cercherà di spianare la strada alla relazione tra la sua pupilla e Vincent. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Annunciata la trama centrale della 20ª stagione. La notizia che tutti i fans di Tempesta d'amore aspettavano è finalmente arrivata. Da pochissime ore è stata infatti annunciata quella che sarà la trama portante della stagione numero 20 di Tempesta d'amore, che è appena cominciata in Germania. Se in Italia è ancora in corso la 18ª annata con protagonisti Paul Lindbergh e Josie Klee, il pubblico d'Oltralpe ha già assistito al gran finale della 19ª, con al centro della scena il medico Leander Salfield e la figlia segreta di Christoph ed Alexandra, ed ovvero Eleni Schwarbach. Come si era ipotizzato in queste settimane, a raccogliere la loro eredità saranno Anna Alves, interpretata dalla giovanissima attrice Soluna Delta Cocol e ben altri due protagonisti maschili. Ebbene sì! La donna si innamorerà perdutamente di Philip Brands, grande amico di Marcus Schwarzbach. A rubare il suo cuore, però, sarà anche il veterinario Vincent Ritter che scoprirà di essere figlio segreto dell'ex marito di Alexandra. Come già accaduto in rarissimi casi, come nella 7ª e nella 13ª annata, questa nuova stagione sarà molto intrigante, in quanto a tenerci incollati alla TV sarà un appassionante triangolo amoroso. Anna, figlia di Nicole Alves, nuovo interesse sentimentale prima di Robert e poi di Michael, giungerà al Fürstenhof dopo aver interrotto bruscamente gli studi per poter curare il suo adorato cavallo Apollo, gravemente malato. Tale scelta la porterà più volte a scontrarsi con la madre che la obbligherà a riprendere l'università quanto prima. Anna, però, non ne vorrà sapere e sarà così che riuscirà a trovare lavoro al Fürstenhof come cameriera. Qui si imbatterà in Philip Brands, suo vecchio amore di gioventù, un ragazzo molto ambizioso, cresciuto come un figlio da Alexandra e Marcus Schwarzbach. Nonostante si arriverà ad un romantico bacio, Brands sembrerà avere altro per la testa. Ed in tutti i modi, farà capire alla ragazza di non avere interesse per lei. In questa già complessa situazione amorosa, troverà terreno fertile Vincent Ritter. Dopo aver rilevato uno studio veterinario del paese, il giovane farà di tutto per aiutare Anna a salvare il suo cavallo. I due passeranno moltissimo tempo insieme, arrivando anche a scambiarsi reciproche confidenze. Vincent, a differenza di Philip che sembrerà interessato solo agli affari, dichiarerà prontamente alla Alves di essere innamorato di lei e di voler approfondire la conoscenza. Confusa, la giovane, però, lo deluderà lasciandogli intendere di avere Philip nella testa. Inutile dire che il Ritter resterà di stucco anche perché il suo rivale non esiterà a mostrarsi scontroso e saccente con gli ospiti ed i dipendenti del Fürstenhof, soprattutto quando poi verrà nominato direttore amministrativo. Anna resterà malissimo quando scoprirà che i suoi colleghi non nutrono alcuna simpatia verso il Brands. Ed inizierà ad interrogarsi sulla sua vera natura. Philip, infatti, cresciuto nella povertà più assoluta, si rivelerà un uomo a rivista e senza scrupoli, esclusivamente interessato all'eredità della prozia Vilma von Zweigen. Inoltre, cercherà di emulare la spregiudicatezza Marcus, che da piccolo è stato il suo mentore. Accanto ad un coprotagonista intrigante e a rivista, ve ne sarà un altro, Vincent Ritter, più vicino ai valori autentici e semplici della vita. Non a caso, non appena scoprirà di essere uno Schwarzbach, affermerà di non volerne sapere nulla delle ricchezze del padre, specificando di essere innamorato del proprio lavoro e di non volerlo affatto cambiare. Gli spoiler, a riprova di ciò, indicano che quando il giovane appurerà che il genitore è riuscito a rilevare le azioni di Robert Salfield con l'inganno, resterà a dir poco disgustato. E si dissocerà totalmente dai suoi comportamenti. I due riusciranno a trovare un punto d'incontro ed a ricostruire il loro rapporto? Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. La baronessa Vilma assume Anna come governante. Philip e la Alves partecipano ad un ballo in maschera.
Proseguono le nostre anteprime sulla nuova stagione che indicano che, mentre Anna sarà sempre più indecisa sul suo futuro amoroso, Marcus proverà ad avvicinarsi al figlio ritrovato. A nulla, però, varranno i suoi sforzi. Vincent, infatti, non mostrerà alcun interesse per lui visto che negli anni non ha fatto mai nulla per aiutarlo. Una sera, il ragazzo si addormenterà di colpo e farà uno strano sogno rivelatore. Non sappiamo bene cosa sognerà, ma quel che è certo è che si tratterà di un qualcosa riguardante Anna, la donna che ama. Nel frattempo Vilma si stabilirà a Big Lime e comincerà a simpatizzare con la Alves. La donna informerà quest'ultima di un ballo in maschera che si terrà in hotel. Quando la giovane scoprirà che all'evento sarà presente anche Philip, non starà più nella pelle e deciderà di procurarsi prontamente l'abito. Vilma, però, accortasi dell'interesse della ragazza verso il nipote, non la prenderà bene. Verso sera, l'anziana signora incontrerà Vincent e non le sarà difficile intuire che il veterinario provi qualcosa per lei. Certa che sia il suo principe azzurro, proverà a fare da cupido. Anna, però accortasi delle sue macchinazioni, preciserà di vedere il Ritter solo come un buon amico, lasciando intendere di avere occhi solo per il Brands. Dopo svariate vicissitudini che porteranno la nostra Anna a ricevere attenzioni da Vincent e totale indifferenza da Philip, si arriverà al giorno del ballo, ove gli invitati saranno chiamati a vestirsi come i protagonisti della commedia di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. Durante la serata, Anna scoprirà che Philip è travestito da Lisandro. Ad essa parteciperanno numerosissimi ospiti, tanto che la sala risulterà piena. Anna si metterà subito in cerca del costume del suo amato. Purtroppo, però, il ragazzo, poco prima dell'evento, lo perderà. Anna, così, non trovando alcun Lisandro tra i presenti, si convincerà che Brands non abbia preso parte alla serata. In realtà, il giovane non solo figurerà tra gli invitati, ma resterà anche molto affascinato dalla bellezza della Alves. Al punto da decidere di darle una chance. Ulteriori spoiler indicano che Vilma inizierà a nutrire forti sospetti sulla buona fede di Philip e punterà tutto su Anna, che deciderà di assumere come sua governante. Nicole, però, non sarà molto felice del lavoro di sua figlia ed avrà una dura discussione con la baronessa. Comunque sia, le ricchezze della nobile faranno molto gola a Brands. E proprio sulla sua eredità si costruirà una storyline molto intrigante. Vilma darà per davvero le sue fortune a Philip? Deciderà di destinarle alla sua nuova pupilla, ovvero alla Alves? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.